tanti ritornelli. Ma insomma, ciao Luciano, salutiamo il nostro buon pubblico. Martedì. Salve a tutti, come stai? Ciao, come vuoi fare? Vuoi salutare a salve? Ci troviamo qui all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme. Paola Belloni che Luciano è qua con Nelli. Noi. Complimenti per l'eleganza. Grazie, vedi una tuta un po' stile Carrà. Stile Carrà. Però qui sì, non si vede, sì, non si vede l'ombelico. Il pittore o la cantante? No, 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 non il futurista, proprio la Raffaella, la Raffaella nazionale. Allora, oggi è martedì. Sì. Martedì 15, quindi siamo già a metà mese, pensa te, eh? Partiamo con... Qual è la tua stagione favorita? Ma l'estate sicuramente, l'estate, anche se sono nata d'autunno, ma l'estate. Invece a me, per esempio, la stagione che mi piace di più, sì, è l'autunno. L'autunno, eppure sei nato d'inverno. Perché devo dire che l'autunno, al contrario della la primavera, eccetera, ma l'autunno è piena di colori, anche le foglie che diventano dorate, questo mi piace veramente alla tanto. Mi piace sto cappelletto iniziale per presentare per una presentare canzone. Che si chiama Colori, che canterà Paolo. Poi c'è Walter Losi e Franco Bacutti, Baila Reina, e poi Diego Zamboni, Bella Gioia. Bella. Questa è una novità, Bella Gioia. Novità. Grande Diego. Allora, conosciamoli meglio, Luciano Nelli. Ah, My Way a Swing. Arrangiamento. Arrangiamento, la presento dopo. Comunque. Sì. Marco e il Clan, Fammi una carezza e Viola e gli Armoli, Un pugno di sabbia. Ma direi di partire proprio subito con Paola Belloni con Colori. Sì. Bellissimo videoclip. È un testo particolare dedicato appunto alla cecità, se vogliamo appunto, sì, a chi è ipovedente. Possiamo anche dialogo dire proprio a chi era dedicata, sì, quando è nata. Sì, a Frida, la figlia di Petra Magoni, grandissima musicista, concertista e cantante, questo poi è diventata nonostante sia ipovedente, ma è un rapporto madre-figlia, un dialogo madre-figlia che ho cercato di rendere al meglio, non essendo io madre, insomma, ho cercato di immedesimarmi. Il videoclip però è molto bello, ringrazio Stefano Poggiolo. Allora partiamo. Dai, Paola Belloni con Colori. E di notte il giorno è l'alba avrai quando lo vorrai. Ed un cucciolo che ha visto crescere te, per te non è cresciuto mai. Ecco, questo è ciò che sei. Come potrò colorare mai quella forza che mi dai quando con le dita sei sui contorni miei che nessuno sente mai. Di una compagnia che in spiaggia non si stanca mai. Ecco, questo è ciò che sei. Come potrò colorare mai quella forza che mi dai quando con le dita sei sui contorni miei che nessuno sente mai. Disegnarti mai la mia solitudine
Una bella cumbia ci vuole, dai, ci vuole in questo caso l'orchestra di Franco Baguti, ma in questo caso si è aggiunto Walter Rosi per fare questo Baila Reina. Che reina della noce. Seguiamo i ritornelli alla grande con Diego Zamboni, un altro grande personaggio, un altro grande cantante. Grande voce, sì. In questo caso è prodotto dalle Edizioni Novale, se ci fa ascoltare... Bella Gioia! Bella Gioia, ed è una bellissima novità, tra l'altro è una canzone ballabilissima. Sì, certo, ma allora... Bella Gioia poi è un'espressione che Luciano non si sente spesso, ed è del nord soprattutto. Bella Gioia, posso dire, era una cosa che usava moltissimo l'Angelotto, Angelo Zibetti, diceva alle sue radioascoltatrici, gli diceva belle gioie. Vedi, però dal nord con passione. Sì. Grandi ricordi. E allora, Diego Zamboni. Ti donerei respiro per sentire la tua voce, ti ruberei la voglia di far sempre mille cose, mi bastano i tuoi occhi per sognare ogni momento, viaggiare come il vento sulla macchina del tempo. Ti donerei il mio sangue per averti all'infinito, ti ruberei il sorriso per andare in paradiso, mi basta una carezza e mi fai perdere la testa, il tutto è una parola. Quando mi chiami gioia, bella gioia. Quando mi dici gioia, bella gioia. Con te sembra di vivere un sogno. Perché tu sei la fine del mondo. È la fine del mondo. Ti donerei la vita e tu sapresti cosa fare. Ti ruberei l'istinto e quella voglia di inventare. Mi basta il tuo profumo che colora ogni istante, come un arcobaleno che attraversa la mia mente. Ti donerei i miei sogni nel futuro e nel presente. Ti ruberei il calore per donarlo a tanta gente. Mi basta averti accanto e non so cos'è la noia. Il tutto è una parola. Quando mi chiami gioia, bella gioia. Quando mi dici gioia,
la fine del mondo. Ti donerei l'anima se tu me la chiedessi, ti ruberei il coraggio per nuotare negli abissi. Mi basta il tuo silenzio per emozionarmi ancora, il tutto è una parola. Quando mi chiami gioia, bella gioia, quando mi dici gioia, bella gioia, con te, sembra di vivere un sogno, perché, perché tu sei la fine del mondo. È la fine del mondo. Tu sei la fine del mondo. Paola, io faccio partire la sigla. L'artista e è tu, arrivato, è Luciano. E tu vai a vedere. È arrivato. Eh? Vado a preparare il salotto. Vai, ok. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, il super Enrico Rostelli. Rostelli di nuovo al ritornello. No, quello con la R non l'hai detto. Ritornelli, Enrico Rostelli, ti piace? Dov'è R? Luciano Nelli ci sta Caccia osservando. A Luciano Nelli ci sta osservando, perché oggi parleremo di... C'è, è tornato, però vabbè. Non manteniamo amici, si nasconde. Ecco l'ordine nello studio, ma andiamo per ordine. Allora, cantante, cantautore, certo. Cabarettista. Autore di libri. Libri comici. Attore. Sì. Parleremo anche in una puntata dei tuoi cameo importanti, sì. In certi film importanti. Sì. Chi è davvero Enrico Rostelli? Ma lo sai che non lo so nemmeno. Sei venuto qua oggi a cercare chi sei. Non lo so nemmeno sei. Io, non so. Allora, se io dovessi dare la mia interpretazione di Enrico Rostelli, io vorrei... La definizione. Una definizione, ecco, a me piacerebbe, intanto a 360 gradi. Cioè, ho affrontato talmente diverse esperienze che ora sono pronto per fare, sarei pronto, se non avessi l'età che ho, per la mettermi in gioco, ma a me è sempre piaciuto in realtà... La conduzione, ecco. Perché io ho fatto per molti anni anche il disc jockey, il radio e radiofonico e disc jockey da sala, insomma. Sì. E, quindi il one man show. Mi piacerebbe condurre perché ho dei requisiti che mi portano a condurre una conduzione comica, di un programma magari comico. E allora dimmi per esempio a chi ti ispireresti, chi sarebbe il tuo modello della conduzione comica? Allora ci sono vari modelli, per esempio io reputo Claudio Bisio un presentatore spalla comica esagerato, con una cultura e una preparazione sua molto elevata. E, però, e quindi tu dovresti competere con lui? No, guarda che il nostro professore qua di ritornelli sta già spopolando. No, mai, assolutamente non ne ho le caratteristiche. No, se qualcuno dei miei allievi dovesse portare qualcuna delle tue battute pensando sia veramente cultura quella, sì, no, per carità, no, non mi prendete come esempio. Ma... Poi ci sono dei conduttori bravi, per esempio Carlo Conti da sempre è un buon conduttore, spalla comica, certo, tra l'altro con certo. Aria Fresca e i Comici Toscani, quindi perché non rammentare Carlo Conti? Certo. E nella comicità ci sono dei miei miti, proprio tipo Gigi Proietti, io rimango sempre dell'avviso che Gigi Proietti sia stato l'unico al mondo che veramente... Mi ha fatto sempre ridere, ma sempre tanto ridere. Io difficilmente rido dei comici. Ci sono dei comici che mi fanno ridere, altri meno. Ma con lui ho sempre veramente riso perché era un attore, era un conduttore, era un comico. Un artista proprio completo. Un uomo di teatro. Sì, certo. Vabbè, però tu che sei appunto un cabarettista, un comico, chi come sei a casa? A casa sono l'opposto di quello che sono. Chi è Enrico Rostelli a casa? L'opposto. A casa l'opposto, perché poi... Diciamo, solo sul palco uno esprime le sue motivazioni, e a casa, logicamente, poi subentrano tutti i vari problemi della vita quotidiana. Però, insomma, a noi piace anche questa sfaccettatura di Enrico Rostelli. Grazie. Che approfondiremo. Grazie. A presto, grazie. Enrico. Allora, io devo dire una cosa. Questo arrangiamento, diciamo, rock, Fox Rock di My Way,
Tra l'altro la presentazione l'ho fatta in un mio show in Scandinavia, però devo dire che questa cosa io la copiai. L'hai carpita da qualcuno? Carpita da Sammy Davis Jr. a Las Vegas, dove ha avuto la fortuna 15 giorni, io facevo il pomeriggio e lui la sera, e quindi Sammy Davis Jr. Faceva il suo concerto e io la sera ero lì incantato perché bravissimo, Sammy Davis Jr. era una cosa esagerata. Me la sono imparata, poi con l'orchestra abbiamo cercato di... Ma vedi quanto è importante anche l'umiltà o la volontà di apprendere dai migliori, ma anche da chi magari non è al top, e allora si può apprendere cosa non fare. Comunque abbiamo provato a fare questo arrangiamento, devo dire che con grande successo. Sì, piaciuto molto. Anche perché, come hai detto tu Paola, l'importante è si impara sempre da tutti. Da quelli che sbagliano si impara a non fare i soliti errori. Da quelli bravi si impara qualsiasi cosa. Si carrisce. Questa l'ho copiata proprio da un arrangiamento di Sammy Davis Jr. ed è My Way, chiamiamola swing version. 1, 2, 3, 4. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I say my case on which and Satan nightly, I light as fool, I travel each and every highway, and more than this, I did it my way. Regret, I had a few, but then again, I feel to mention, I did what I bloody had to do and so it through, without extension, I'm playing in Charlie Cool. He can't force it by long day byway. And more than this, I did it my way. I play with time, I'm sharing you. When I need all more than I could keep, but throw it all, and there was now. I had it up, and spit it out. I fed it all, and that's it, sir. And did it more. Fammi una carezza. Ma se vedi, si è alzata anche Paola perché pensa sia riferito a lei. Vuoi una carezza? Ma vieni Paola, vieni. Facciamo. E allora, Marco e Clan, fammi una carezza, vai. Fammi una carezza, dammi ancora un bacio, dimmi le parole più belle che hai nel cuore. Questo sentimento, nato come il vento, ti darà emozioni che non hai provato mai. Prendimi la mano, stringimi più forte, dimmi non è un sogno, ma è tutta realtà. Cosa fa uno sguardo, cosa fa un abbraccio, ora siamo avvolti da un intenso amor. Sarà un caso, si dice era destino, ma so che in quel momento tu eri proprio lì. Ma fra tutte le altre, soltanto il tuo bel viso mi ha preso così tanto e mi ha rapito il cuore. Fammi una carezza, dammi ancora un bacio, dimmi le parole più belle che hai nel cuore. Questo sentimento, nato come il vento, ti darà emozioni che non hai provato mai. Prendimi la mano, stringimi più forte, dimmi non è un sogno, ma è tutta realtà. Cosa fa uno sguardo, cosa fa un abbraccio, ora siamo avvolti da un intenso amor. Thank you.
mano, stringimi più forte, dimmi non è un sogno, ma è tutta realtà. Cosa fa uno sguardo, cosa fa un abbraccio, ora siamo avvolti da un intenso amor, fammi una carezza e sempre ti amerò. E adesso arriva Viola e gli Armoni. Ma qui abbiamo la voce di Giuseppe. La voce di Giuseppe che ci fa ascoltare un pugno di sabbia. Vai Giuseppe, Viola e gli Armoni. Dal momento che il sole non era più con me, ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei, oggi c'è che dolore. Lascio lei, che dolore, che sapore c'è per donare a te di avermi insegnato che cos'è il dolore. Posso guarire se ricordo che ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei, oggi c'è, non vedo te. Sei tu, io non lo so, ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei, ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra. E con questo vi salutiamo, ci ciao, vediamo amici. Domani, mi raccomando non mancate di riascoltarci e riseguirci anche domani, come del resto tutti i giorni. Dove? Qui. A ritornelli, puntualissimi, siamo qua per voi. Vi saluta Paola Belloni, Luciano Nelli e la nostra Paola. Paola. Eccola là. Ciao a tutti, a domani. Quanti ritornelli